Stiamo camminando da ore, usciamo dal bosco, oppure davanti a noi ci si staglia un paesaggio mozzafiato, alziamo il drone, vogliamo provare di fare uno scatto per poterlo immortalare tutto e ci rendiamo conto che in uno scatto singolo non ci sta. E quindi, come facciamo? Nel video di oggi ti farò vedere come fare una panoramica, cioè la tecnica di unire più scatti per poter creare un'immagine unica con tutto quello che vogliamo immortalare. Ciao, sono Zach ed è un piacere averti qui sul mio canale. Quella della panoramica è una tecnica davvero interessante perché, come ti dicevo prima, ti permette di unire più foto per poter realizzare uno scatto unico, una composizione, un'immagine unica, dove poter riuscire a immortalare, a inquadrare nella nostra composizione tutta quella porzione che in un unico scatto non potrebbe stare. Per fare questo abbiamo sicuramente bisogno dei programmi di fotoritocco. Io uso Lightroom, quindi ti farò vedere questo procedimento sul programma dell'Adobe. Quindi apriamo Lightroom. Una volta che abbiamo aperto Lightroom, carichiamo le nostre foto, i nostri scatti all'interno della libreria e andiamo ad unirle. Adesso ti faccio vedere subito come. Il drone non ha il grandangolo, quindi noi dobbiamo ovviare a questo problema con questa tecnica. La cosa più importante di tutte che ci tengo a dirti è che per riuscire a realizzare una panoramica fatta come si deve, noi dobbiamo in ogni scatto inglobare un po' dello scatto precedente. Andandolo a vedere un po' più nel tecnico, facciamo finta di doverlo ritagliare. Attivando la griglia dei terzi, quello che ti consiglio io è fai il primo scatto, poi ti sposti per realizzare il secondo. Nel secondo scatto devi comprendere almeno un terzo dello scatto precedente, in maniera tale che il software che va ad unire riesca a leggere perfettamente tutti quanti i dati e riesca a fare un'unione perfetta della panoramica. Con un terzo della foto è già sufficiente per riuscire a creare delle panoramiche fantastiche. Non mi è mai capitato che mi sbagli a unirle o che abbia dei problemi. Quindi in questa foto possiamo prendere in esame sulla sinistra il paesello, la linea del terzo lo taglia esattamente a metà. Ci spostiamo ancora un po', andiamo a tagliare ed ecco il secondo scatto che ha il terzo di destra che è esattamente lo stesso del terzo di sinistra, scusami il gioco di parole, della foto precedente. Proseguendo nella nostra panoramica, possiamo tenere il faro come riferimento che è circa nel punto di intersezione del terzo sinistro. Andiamo allo scatto successivo. Ed ecco che il faro è esattamente nel terzo di destra. Prima era nel terzo di sinistra, adesso è nel terzo di destra. E così lo dobbiamo fare per tutte le foto, sia in verticale sia in orizzontale. Se fai così non sbaglierai mai. Ok, ora abbiamo tutti i nostri scatti. Li selezioniamo tutti. Tasto destro, unione foto. Panorama. Perfetto. Qui noi possiamo scegliere tra tre opzioni: prospettiva, cilindrica e sferica. Semplicemente andiamo a scegliere quello che di base ci sembra il migliore. Prospettiva direi proprio di no. Proviamo cilindrica. Proviamo sferica. Ok, sferica è quello che mi piace di più. La seconda voce è deformazione bordi. Deformazione bordi parte da 0 e andando ad aumentare questo valore va a stirare la foto in maniera tale da andare a riempire tutti quanti gli spazi bianchi che vengono a crearsi dall'unione. Con il riempibordi lui va a riempire appunto le parti bianche della foto con la texture mancante, andandola a simulare. Io credo di non averlo mai usato perché non mi piace come funziona. Abbiamo il ritaglio automatico, e lo dice la parola stessa, cioè lui fa il ritaglio della foto secondo i suoi criteri. Il
Impostazioni automatiche servono per andare già a dare una post-produzione al nostro scatto, ma a noi non interessa. Crea pila serve per organizzare tutte le foto che hanno composto questo scatto in una pila unica, con in cima la nostra risultante. Allora, io di solito 9 volte su 10 gioco con la deformazione bordi. Quindi, deformazione bordi, unisci. E lui parte in base alla potenza e alle prestazioni dell'hardware del vostro PC, ci metterà più o meno tempo. Ok, lui adesso ha creato la nostra panoramica. Direi che il risultato è molto soddisfacente. Sarebbe stato impossibile poterla fare con uno scatto unico. E qua è la stessa panoramica post prodotta. Perfetto, la stessa cosa si può realizzare anche in verticale. Allora, questo è il primo scatto che io ho fatto e questo è il secondo scatto. In questo caso ho fatto solamente due scatti perché riuscivo a prendere una buona porzione sia di cielo sia di sfondo, comprendendo anche il primo piano, e nel secondo scatto riuscivo a prendere molto bene il primo piano e una parte del mare sottostante che secondo me era molto interessante. Quindi di nuovo si vanno a selezionare tutte e due, tasto destro, unione foto, panorama. E come prima andiamo a scegliere quella che ci piace di più, sferica, cilindrica o prospettiva. In questo caso prospettiva è quello che secondo me rende di più. Qui, come sempre, andiamo a giocare con la deformazione bordi e poi facciamo unisci. Adesso io questa l'avevo già fatta. Ed ecco la panoramica unita, pronta per essere post prodotta, perché questo è un file DNG, è un file RAW. Si possono unire anche file JPEG, però, come avevo già detto nell'altro video, elaborare, post-produrre file JPEG comporta dei grossi rischi e comporta soprattutto delle grosse limitazioni, perché tutte le modifiche che andiamo a fare sono modifiche distruttive, quindi vanno a degradare la qualità dell'immagine. Ci tenevo a fare un paio di considerazioni finali prima di salutarci, perché tutti i droni, quasi tutti quanti i droni, hanno la funzione automatica per creare le panoramiche. Nulla vieta di usarla. A me tendenzialmente piace comporre, come meglio credo, la scena, quindi andare a realizzare singolarmente ogni scatto. Ho realizzato anche scatti panoramiche con le funzioni automatiche, mi sono sempre trovato, direi, decisamente bene, quindi nulla toglie all'usare anche, appunto, le funzioni automatiche. Detto questo, direi che ci possiamo salutare. Mi raccomando, se hai qualcosa da chiedermi, scrivimi qui sotto nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lascia un bel like, attiva la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!